E buonasera e benvenuti quindi di nuovo su 5GG Branches, finalmente finale di FPS tra Team Impulsive, Next Gaming, team che abbiamo visto anche ieri sera. Qui con me questa sera CocaStar, l'unico, indiscutibile, inimitabile, Ciano. Buonasera Ciano. Aug. Aug. Anche tu hai visto ieri i games che, diciamo, che sono avvenuti tra Impulsive e Next Gaming? Ci vuoi dare una tua impressione, come ti sono sembrati? 10 seconds remaining. Il primo è durato parecchio. Il secondo è stato piuttosto 5 one-sided, seconds penso. remaining. Non so, voglio vedere qualcosa di più oggi. Vediamo un po' se Si spera. magari in prossimo ho imparato qualcosa da ieri. Radiant team ban. Io spero sinceramente che non solo abbiano imparato qualcosa di più rispetto a ieri, ma che abbiano in mente una buona strategia, un buon Dire draft che team possa ban. schiacciare completamente gli avversari. Perché nella scorsa Radiant volta, nella team scorsa ban. partita, quel silencer è stato abbastanza nullo. Ieri abbiamo visto anche delle team fight non proprio, e degli ingaggi non proprio felici, fino ai 30 minuti addirittura. Quindi speriamo che questa volta cambi qualcosina. Sappiamo bene che anche questa sera siamo in 10 concomitanza con seconds l'International remaining. che ha appena iniziato con le play-in series, quindi grazie comunque a chi 5 ci sta seconds seguendo. Noi remaining. per forza di cose dovremo streamare questa finale sperando che ci Reserve riesca a time. intrattenere bene o male. Ricordate di rigirare il link a chi vi è vicino, ai vostri cari, parenti, amanti e adesso passiamo subito alla fase di ban e pick. Vediamo un po' cosa hanno piccato. Innanzitutto per il team Impulsive abbiamo una doppia lane già ben definita con Shadow Demon Mirana ed è anche una di quelle lane che notoriamente ottiene quasi a quando è un support Shadow Demon, quasi la maggior parte delle volte riesce a ottenere un facilissimo First Blood, perché del resto a differenza di una combo con Bane, Dire la Soul team Corruption ban. funziona molto molto bene, riesce a mirare molto meglio quell'arrow, quindi Dire vedremo team come pick. cercheranno di entrare in combinazione. Dall'altra parte invece abbiamo una first pick di Invoker e Nyx Assassin. Puoi un attimo illustrare come entrano in combinazione queste pick, specialmente Nyx Assassin in solo, che non lo si vede da un po'? Penso almeno preso Nyx perché dopo il disruption puoi tirare il carapace. Quindi insomma, può essere un modo per counterare quella lane. Però boh, Invoker penso abbiano qualcosa in mente, 10 non so perché seconds non. Di remaining. solito non si vede verificato così. Poi Shadow Demon Mirana è una combo Radiant abbastanza team pick. famosa, quindi. Avranno qualcosa in mente, per Fear of Lane. È un po' si abusano del fatto che sanno già l'offlane dei Next Gaming in Impulsive, e quindi magari porteranno un matchup favorevole. Eventualmente sì, puoi switchare il tuo Darkseer per eventualmente fare un 1v1 contro un Nyx Assassin. Questo significherebbe andare in una tripla aggressiva con Shadow Demon Mirana. 10 seconds Non so, remaining. tu consiglieresti una cosa del genere, specialmente non sapendo ancora cosa potrebbero 5 prendere come support seconds e come remaining. carry principale. Io Vabbè, ora come direi. ora no, beh, insomma, possono, sono versatili nel Reserve senso. time. Poi vedranno. Cioè, comunque Mirana Shadow Demon puoi mettere dove vuoi. Anche Darkseer, comunque, la metti offlane, al massimo va in jungle. Ora Quando come ora diciamo. non ho parecchie scelte, ecco. Sì, quando diciamo vieni pressato un po' di più, puoi comunque shiftare in Dire jungle, team staccare e pick. pullare un po' i paio di campi e farteli con Lion Sì. Shell e poi ritornare a torre con la TP. Quindi hai comunque la possibilità e il vantaggio di avere controllo nonostante sulla tua lane, ma anche in jungle. E non perdere bene o male farm. Magari i livelli può essere un leggero problema, ma con un buon stack pull, o perlomeno quando hai già un livello 2-3 di Lion Shell, dovresti essere al sicuro. Per il resto abbiamo Rubick, Kunkka. Ecco, Kunkka è un'altra pick che se Radiant utilizzata in team mid pick. funziona alla grande con quel tipo di lineup, perché abbiamo Darkseer, quindi ti favorisce alla grande l'utilizzo della sua Ghost Ship, ti può piazzare bene Torrent, Xmarks the Spot a livello 2, comincia a essere anche un meccanismo veramente pericoloso di roaming, può andare tranquillamente, settare l'Xmarks the Spot, splash subito sotto, quindi con il Torrent può acchiapparti, avere anche un easy first blood Ten se seconds eventualmente c'è una remaining. rotation da parte dei support, e in generale è una 5 lineup che seconds funziona molto remaining. bene. Hanno due pick molto tanky, hanno altre pick molto versatili, come Reserve appunto time. Mirana. La sua utility sulla ulti sarà veramente devastante e dovrà ovviamente costringere il team dei Next Gaming a spendere molto di più in Sentry, in Dust. Comunque è un investimento che cerchi di mandare avanti e che bene o male solo con una kill puoi, diciamo, reinvestire poi per altre Dust e Smoke e Sentry e quant'altro, cioè solo killando eventualmente gli avversari durante la tua ulti, Dire eventualmente ti sei team ripagato. pick. Quindi staremo un po' a vedere come se la gestiranno. D'altra parte, quindi Morphling, e adesso
Notoriamente sappiamo che Invoker lo puoi giocare anche in una situazione di doppio lane, l'abbiamo visto quando è messo alle strette o quando devi prendere una sottospecie di pick per il mid così hard come Morphling. Conosciamo bene Artisi che lo utilizza come carry principale appunto sul mid. Puoi spostare Invoker un po' in giro. Tu cosa preferiresti avere nel tuo team, nella tua lineup? Un Invoker mid che ti permette di avere eventualmente controllo Strike. globale sulla mappa Counter-Strike o Bisogna Morphling? vedere cosa pensano che facciano gli impulsi. Pensano che facciano trilena offensiva, possono pure spendere, magari mettere il Morphling mid o Radiant che team Morphling in ban. trilane con un Rubick. I primi livelli non offre nulla. Il telekinesis, sì, ok, ti sposta, però il danno, Fatebolt a livello 1 è forse una delle spell meno efficienti nel rapporto prezzo-danno, quindi. Dire team pick. Dato penso, vabbè, vanno full Radiant greedy team pick. impulsi, penso. Faranno Darkseer in offlane. So se faranno Shadow Demon Kunkka sopra o Shadow Demon Mirana, Enigma in foresta, immagino. Roba del genere. Al momento le opzioni sono Vediamo abbastanza se vanno greedy variegate. anche i. Beh, attualmente, già avendo piccato soltanto un Morphling in Ten X Gaming, seconds remaining. sono già ben Sì, beh. proiettati oltre il late game. La cosa che non de de devono Five seconds. evitare Five è seconds subire il push da remaining. parte degli Impulsive, quindi subire questo Resolve Darkseer che time. skippa la tower, per esempio la T1. Enigma che pusha con Yendolin, potrebbe essere questa una delle tante, diciamo, occasioni. Dovranno evitare la forte teamfight potential, dovranno sicuramente evitare quel momento in cui cerchi di mettere la tua teamfight al primo posto, quindi quando si mettono in quattro cercano di 10 creare seconds spazio per remaining. Mirana, ok, o cercano di creare spazio per Kunkka, si lanciano tutti insieme e cominciano a pushare la tua Dire torre team finché non pick. scatenano la teamfight. Però dall'altra parte abbiamo Juggernaut che subisce bene le triple lane Oh, aggressive. Ambra. Anche Ambra cosa gioca di solito? Ambra gioca carry, Ok, se non quindi sbaglio. Mickey. Link non gioca mid? Link si gioca mid, quindi Invoker lanciato su una mid lane, tripla aggressiva di Juggernaut, Morphling in solo farm Oddio. lane, una cosa del genere. Ma non ho assolutamente idea di cosa mi viene in mente. Ora come ora. Beh, Solo secondo che. me è quella più. Hanno tre stun a di... hanno. Beh, Sì, ma due que stun a quei due disposizione. quassù come support in trilena offensiva sono sceni. Quindi non Perché penso lo uno è. facciano perché sennò autolost. Tipo. X in trilena è orribile. Favorisce con lo stun Juggernaut e 10 Rubick seconds comunque con la remaining. telechinesi si può lanciare Sì, indietro. vabbè, Però ma. Nix è Ma poi melee. come la Già. killano la Mirana? Cioè. Anche questo è vero. Modo, Dovrebbero penso. concentrarsi su Shadow Demon, Vediamo cosa hanno in ma mente. è Magari un po' qualcosa di così. new meta. Non so. Prepare for È un battle. po'. Vediamo. Qualcosa che potrebbe sorprenderci, detto Sì, chiaro e senza dubbio. tondo. Vedremo. Ok, stanno andando per. Quindi in doppia con i due Ah no, carry. Shire Sono gioca doppia in Juggernaut support. Non si è visto qualche Indirettamente. volta. Cosa ne Magari pensi a riguardo? abuseranno della ward, penso. Più che altro non. Va bene, forse andrà mid, proverà a killare mid, ma mid comunque. Sì, eventualmente hanno. Ok, magari con Juggernaut support, se vuoi abusare di ward, è perché sai che otterrai fin troppo harass dagli avversari. A questo punto è solo un Darkseer. E Darkseer comunque ha un matchup contro un Ranged. Quindi 30 Mickey non seconds dovrebbe to avere problemi battle. nel Ma farmare. poi è anche infinito. No, non avevo preso la wave a livello 1. Non so perché ha skillato già, però vabbè. Beh, in teoria non dovrebbe vincere la lane. Cioè, DNF di creep non dovrebbe far molto. Darkseer, cioè, giocare contro una luna, ecco. Ti viene i creep con Iron Shell, eccetera. Vabbè, questo è il problema. Ho Vediamo se Fidele ha affinato le sue abilità da Enigma. L'ultima volta che l'ho visto era abbastanza. capito. The battle Abbastanza X. begins. Sei un eufemismo nuovo. Per non utilizzare altri termini aggettivi, possiamo utilizzare tranquillamente X. Questo già, Vedremo. sto già perdendo tempo. Comunque, ricordiamo un po' i minutaggi eventualmente per Enigma, in quanto un tempo medio in cui dovrebbe chiudere la Blink Dagger eventualmente. Ah, ti posso dire che a 5 minuti deve essere livello 6. Con Threads, no, con Threads, scusa, con Boots, Smoke, Headdress, insomma. Ok, Più direttamente o meno, 5 minuti. 6 6 minuti. 5 minuti dovrebbe minuti. essere al 6. Sì, ma ha già perso la jungle, cioè, è già indietro. Ha già perso Dovrebbe tempo essere perché ha già qua, degnato tipo, mid. dovrebbe essere già qui.
Sì, perché poteva degnare qui subito, non so perché è andato fino a qui per farlo. È aspettato, è andato a ricaricare anche in base, sì, è stato, è stato un problema. Vedremo adesso come cercherà di gestirsela, anche perché dall'altra parte hanno Kultas che può staccare pullare, o eventualmente, già da come sto vedendo ora, dato che non ha staccato, sicuramente hanno può andare. Comunque, hanno streamy carry, c'ho famiglia. Ieri era diverso, non sbaglio. Sì, ieri era mid. Anche perché di solito è Cocoa Bean che gioca mid, quindi se lo scambiano a vicenda. Sì, a lui è, tra virgolette, in vacanza, quindi non è a disposizione, potremmo dire. Ok, ricordiamo, quindi Edress a quel minutaggio, Blink Dagger entro, quindi 12. Dopo il mecha, penso, sì. Non so se vuoi fare Nets dopo, dipende un po' da quello che serve. Quindi tu punteresti più decisamente a utility, quindi diretto mecha per mecha pushare per tower. Sì, me lo fai in 6-7 minuti. Ok, e dopo eventualmente Blink, d'accordo, per darti... Oh, intanto vediamo top, Ambra e Kultas, vediamo, Kultas continua ad arrassare Ambra, ancora non si decide, parte, potrebbe arrivare l'arro arriva, vedi, che bismo perfetto, riesce comunque a fare il carapace e continuano a right cliccare, cercato di body bloccare, ma senza successo. È un'azione un po'... Vabbè. Un po' così, sì, nel senso, l'arrasto non c'è stato. È un buon counter, insomma. Carapace. No, eventualmente ti dico, il movimento c'è stato, però magari il body block poteva essere un po' più preciso. Non penso, posso dirti killato, proprio il main shield. Sicuramente no, top, però c'è un po' più di armo, più il main shield. Sì, beh, ovvio. Per il resto intanto vediamo Chofo che si lancia sulla zona della bottom rune regen e andrà... eventualmente lo spot immediatamente, e questo però è un problema perché già quando cominci a girare per rune perdi molta molta exp, cominci già a avere dei livelli di svantaggio. Avrà un ruolo più avanti questo Juggernaut, ora sta solo soccando exp e basta, quindi... yeah. Around potrebbe provare a staccare e pullare eventualmente, mettersi una ward dietro e cominciare a girare per campi, ma non so quanto gli convenga. No, penso dovrebbe staccare, basta, penso pusheranno a breve. Impossibile. Intanto Link continua ad arrassare con Cold Snap, cioè fa abbastanza tankoso con questo comunque. Ancora la botto? No, ancora nulla. Ancora la rotation made Enigma adesso, visto che la X al 2. Beh, la kill sarebbe istantanea, non avrebbero problemi per settarlo. Ci starebbe, infatti vedo che si stanno muovendo, ma intanto l'X Marks Spot è partita, arriva anche il torrent da sotto, ma niente, Link regenna troppo. Sì, Link regenna troppo, anche perché se vuoi arrassare utilizzi lo splash nel tuo attack, Tidebringer. Intanto parte altro Arras, Chofo che sta subendo questa middle lane. E andiamo a dare un'occhiata alla situazione della Stit. 20 per il Morphling, 19 Nidalee, 15 Mirana, 12 comunque. Quindi una situazione piuttosto bilanciata. Del resto sappiamo bene che farma e basta l'Enigma in jungle. E dall'altra parte invece Morphling non sta subendo alcun problema. Anzi, cioè sta farmando fin troppo bene. Questo perché purtroppo ha contro un Darkseer che comunque viene allontanato, però i livelli li sta prendendo, è al 3. Certo, bene. Sì, non tanto quanto Nyx è letteralmente in free farm, in free exp, è già al 5. E lì comincerà il problema, perché appena tocca il 6 comincia a essere virtualmente ovunque sulla mappa, un sacco di presenza. Intanto Link viene preso col torrent da sotto, l'X Marks da spot ancora disponibile, non continua Chofo. Credo che ci sia stato un problema nella comunicazione perché il gank non è partito. Non aveva molto senso partire prima quando c'è un Shadowrim che arriva e si tappa perfettamente il torrent. Tanto Ciri con il Blade Dance, con i critici. Stanno andando per una build normale come un carry, però l'hanno speso per la bottom lane. Intanto Link viene settato, ecco, è pronto, il torrent lo evita tranquillamente, Ciri che viene bloccato, Ruby che è arrivato, non ha telekinesis a disposizione, intanto spina, prende il first blood e ancora c'è ancora a disposizione Kultas, il strike potrebbe arrivare in un qualsiasi momento, potrebbe esserci, però ancora Invoker non ha a disposizione la ulti, nail mana per poter andare avanti. Non ho capito il torrent prima del disruption. Non fai DPS. No, più che altro perché avere la possibilità di sbagliare quando puoi non averla. Cioè, il tuo disruption, il tuo torrent, il margine d'errore è molto più...
È molto fatto più lui, basso. ecco. Vabbè, Sì, no, ma comunque. eventualmente anche. Ecco, la cosa migliore sarebbe aspettare Soul Catcher. Quello farebbe Eh molta, sì, molta più oh, ovviamente la differenza. Però. combo di entrambi gli esperti. Boh. Il problema è che sto Nyx al 6. State che lì non dovrebbe avere. Ne ha fin troppi. E non solo, adesso che è il 6. Non solo avevamo detto che può essere virtualmente ovunque, ma può anche andarsi a cercare Enigma nella jungle. Andandosi a cercare Enigma nella jungle, lo metti in una posizione in cui lui non può più free farmare. Quindi questo mecha arriverà molto, Proprio molto in qualcosa. ritardo. Hanno Sentry? Hanno Sentry, No, alt. non Sì, hanno ce lo nulla. Ah, ce dimentico. l'hanno, sì, Kultas. Ok, ora lo settano. Si avvicina alla zona top. Sì, dai. Poi. Sì, Sembra non Sentry. sospetta nulla. Kultas Sentry. intanto starta. La sentry non è stata ancora inserita. La sentry ancora non messa ora. Comunque l'hanno individuato. È andato completamente down. Non può ancora salvarsi. Mancano gli Sentry. Sentry. Ci ultimissimi credo. auto-attack. Sì, è stato chiuso. La build di Mirana comunque non so dove. So perché con i due punti leap non si fa solo da È support. tutti gusti più uno. È tipo un Si po' di questo e un po' fa di solo da quello. support, quello non è vero. Perché se deve avere tutti i livelli, utilizzali al meglio, non sprecarli in un leap in un. Del resto hanno tipo nerfato leggermente l'arrow per quanto riguarda i secondi iniziali e se non sbaglio la nuke damage che puoi fare. Adesso la build di Mirana è cambiata così tanto oppure rimane sempre la Solo da stessa? Ok. support si fa due di leap. Ed eventualmente tu maxeresti su prima o seconda? E per Starfall, quale senza motivo? dubbio. Beh, la Starfall sicuramente mi permette di farmare ed è molto più reliable di un Arrow, quindi. Se io fossi 1v, fossi in farm e avrei i livelli a mia disposizione, maxerei le spell più utili. Quindi che ti Vabbè, permettono non solo di farmare, ma di anche avere una sono anche pressiva. sì, Intanto più sul facilmente mid. dubbi di mid, intanto mi sa che ci saluto. Intanto mid stiamo vedendo Chofo che è veramente, veramente in difficoltà con questo 3 Zerd che è punti. intervenuto. Andato Sì. su 3 punti con la barca, però non. Ma la cosa peggiore è che Zerd è semplicemente ha camminato lì in mezzo. Neanche una smoke. Cammina, fa telekinesis, butta indietro e vincono con un cold snap. Chofo Radiant's non lo vedo bottom tower is performante under questa sera. attack. No, non è abbastanza performante. Contando che questi team ce li ritroveremo molto probabilmente, anzi quasi sicuramente alla LAN di Legnano il 13. Intanto top, vediamo Nyx Assassin che starta completamente streaming, che ancora a disposizione leap, ma non ha abbastanza secondi per permettersi di leapare. Stun è stato fin Com'è troppo lungo. possibile? Ce la senti? Cosa è successo di sopra? Io ero tombato Ah, un non l'ha secondo, individuato. Kyrovania, te la No, senti non che mi ha sono fatto farti riusciti a. prendere la vendetta? Non è riuscito a farsi individuare. Perché nel senso è passato dagli alberi e è partito diretto e ha fatto Fatto il stun. giro così? Sì. Sì, precisamente. Ok. Quindi non è riuscito a individuarlo perché ha Sotto fatto. intanto mi sa che forse. Tanto bottom sì, forse potrebbe. No, Ahn Lid? non mi sembra andare troppo giù, Pessimo, però mid sì. pessimo lift. Ai ai ai, arriva intanto la bot che non può chiudere assolutamente nessuno, quindi lanciata un po' così, però per il resto la kill sull'invoker l'hanno presa, è un po' più di respiro che poi pende per il Ho tuo capito il team. lift sotto, bastava aspettare il surge, lift indietro, morto. Intanto andiamo a vedere la situazione dei gold and ex per minute, vediamo un Event. picco di 500. Di 750, Fievolite è diventato un più 500. Un qualcosa di strano perché al momento comunque l'impatto è abbastanza forte. Adesso è addirittura ancora più basso. La differenza è arrivata Radiant's verso i top tower is under 250. attack. Molto Invoca Midas. probabilmente. Invoca Midas. Ah, anche. Quindi. Morphling? Strano che non abbia fatto Midas il Morphling. Io avrei fatto Midas, sto che. Midas entro quanti minuti la vorresti chiudere? Ma 8? subito per fare. Vabbè, ma non c'è. Ma la Midas si paga, Sto che qua puoi fare anche Boots volendo prima. Ho voluto magari fare. Non so se hai fatto questo ragionamento, ma di solito fai thread sul Morphling. Quando puoi pensare di dominare la lane da solo, però insomma. Sempre sotto il Rubick. Fare anche Midas, sono un po' più greedy. Beh, effettivamente la Midas si ripaga sempre comunque, però è anche vero che devi mantenere un certo livello, devi comunque farmare Vabbè, sei a sotto nel free 2000 farm completo, pass, che è stato sì, fare devi nulla. farmare 2000 pass facendo attenzione comunque a eventuali gank da parte di Kunkka eventualmente con quel 2x Marks the Intanto. Spot, ma non lo vedo molto mobile. Top Link intanto, mi sa che è un po' gran morto. brutta. Sì, Link lo vedo un po' confuso in questa azione, che intanto verrà preso fin troppi stun. Ulti di Mirana lanciato un po' così per caso per evitare probabilmente un po' di DPS da parte sua, però.
buon intervento. A questo punto si sono presi un altro po' di vantaggio, stanno sempre, diciamo, diventa sempre più sottile e probabilmente adesso si pusheranno da un T1 perché hanno la possibilità. Hanno Sentry, quindi hanno individuato Umbra. Umbra viene stannata, viene completamente preso, chiuso Umbra. Anche le creep, non può scappare. Umbra giù, non può fare nulla. Yeah. Peccato fin troppo a Russ sia da Endolin che dalla combinazione varia di tutti quanti. T1 andrà down e a questo punto sono gli sono impulsivi che hanno raggiunto un vantaggio sostanziale. 1500 gold in differenza. Quella potrebbe dagger, essere qualcosa. Intanto mid, vediamo Stendin Chofo che sta prendendo fin troppo a Russ. Il Sun Strike tirato un po' così. Link oggi non ci sta facendo sognare. Due livelli X Max da spot. Va indietro, viene stannato Fidele. Arriva intanto il DPS, arriva la nave che riesce a prendere in pieno Link. Dai, comunque c'è stata. Una buona azione da parte di Chofo, anche se è morto, ahimè. Muore Derby, mi sa. Forse 9 che ci a 6. Intanto vediamo Aen completamente asfaltato da morto. No, non capisco la dagger su Enigma così presto, però. La meglio Mecha, almeno avrebbe potuto andare dritti. Beh, ah, Mecha lo fa il Dark Seer forse. Però poteva fare un Enigma e Dark Seer poteva fare, non so, una pipa o cose del genere. Una dagger subito. Beh, del resto sì, alla fine sono quelle. Cioè, o inizia il Dark Seer con dagger o inizia l'Enigma. Probabilmente vogliono andare per qualcosa di un po' più sicuro con Enigma, così si piazza nel centro, magari Darkseer gli dà una mano col vacuum. Ci potrebbe stare, ma del resto il casino è che Ayn non ha farmato per niente, quindi quel mech arriverà così tanto in ritardo e non puoi pusharci lane, non puoi vincerci eventualmente delle team fight di vantaggio. Sono dei casini. So che avendo un eroe che farma così fast in jungle, io avrei fatto mecha su quell'eroe. Quindi un che hanno gli altri, nel senso. Salute. Oh, that wave, mi sa che è morto. Sì, intanto Mickey... No, andrà, vuole andare tranquillo, non vuole utilizzare quell'aspetto. Ma ora continua, morto, la ora Russ continua. Niente stick e wave. Ma adesso utilizzarlo, visto che non lo usa, no? Tanto, cosa non tiene a fare? Intanto nel tempo che è stato uno, il prossimo file c'è di nuovo, quindi tanto vado a usarlo. Ma c'è gente che pensa sia spendibile immediatamente anche per una kill o due. Tipo, basta vedere Zai quando gioca, lo usa quando appena può. Anche killare un Morphling che in free farm a 12 minuti è più che worth it. Ha fatto anche un item build discutibile il Morphling, quindi. Beh, specialmente se ci guadagni poi una tower o due. Appunto, o il controllo della jungle. Ha killato anche senza, perché non ha usato la stick. Però perché dava stick e wave era salvo, però nel senso. Al momento si sono guadagnati forse anche un po' di mecha, se non sbaglio. Sì, perché è sempre più vicino al Darkseer, quindi lo completerà a breve. Cosa manca adesso? La T1 mid? Ci manca veramente, veramente poco. Intanto parte la combinazione, le barche arrivano sul mid. Tre persone prese, però non può continuare perché non c'è assolutamente nulla. Arriva l'Arrow su Fidele completamente bloccato. Arriva il Sun Strike, niente. Kultas non fa assolutamente nulla. Addirittura una bot stillata dal Rubik avversario che andrebbe verso gli avversari. Intanto Mirana che utilizza la sua ulti. L'utility parte. Vediamo che cercheranno di posizionarsi il meglio possibile. Kultas intanto fa partire Soul Catcher. Niente, non riescono a prendere assolutamente nulla con questo torrent. Umbra in attesa con la sua ulti. Si prepara, Kultas intanto riesce a pararsi da quel colpo di Meteor Blast, però niente può salvarlo da Ciri, il mitico Ciri con la sua ulti Juggernaut che subisce fin troppo arresto. Intanto arriva lo stun, il Sun Strike va completamente down anche il Darkseer, rimane soltanto Chofo che balla avanti e indietro, arriva l'Arrow, Miki la prende completamente in testa, è un bel po' di secondi, ma la cosa veramente veramente cheap del Morphling è quella, mamma mia, Morphy Strength, non puoi neanche bloccarla con una Chronosphere, per assurdo, cioè... Non puoi bloccarlo con nulla. Quell'uomo è letteralmente immortale. Cioè, l'altro è un peccato per Disruption. No? Beh, sulla freccia dell'enigma. Tanto Chofo di nuovo arrassato. Cioè, diciamo, lancio indietro i Derde. Non hanno stanno a disposizione. Ma la nuke, il burst damage sarà abbastanza per poter andare in avanti. Intanto non riesce a fare block hole. Viene bloccato. Arriva la bot di Kunkka che non prende nessuno, da quanto mi pare. Vabbè, e continuano a danzare sul mid. A zero cooldown. Sì, un minuto non è assolutamente nulla. Però direi più se è in grado di sostenere quel costo in mana costantemente. Capisci? Dopo un po'. Devi fare attenzione. Almeno secondo me dovrebbero prepararsi con Enigma. Settare con un black hole, arrivare con la bot. Del resto la combo in canna ce l'hanno. Non so utilizzarla e vincono. Intanto. Però vedi la differenza di avere quel mecha early. Quei fight non l'avrebbero perso. Vero. Con Enigma. La dagger non l'hanno usata. Ma solo sul Morphling in bottom. Anche qua, quando ha affittato mid qua. Devono sicuramente fare di più.
Beh, che è stato un po' un fail, cioè, prima quando ho disruptato l'enigma. Per... Un mega assolutamente su enigma sarebbe stato molto più tanky, magari non sarebbe morto, insomma. Eventualmente sì. No, ma comunque la disruption era di Rubik, non era del suo alleato, perché gli ha mandato anche poi No, in dico qua cooldown. quando è stato arruato Ah, l'enigma. quando ha cercato. Sì, ho capito. Invece di Stava... salvarlo da Sunstrike, Bello. ho capito. Quello anche, ma secondo me dovresti anche prevedere, cioè, dovresti anche essere previdente a quel punto, perché non puoi mollare delle spell importanti a Rubik. Tanto se gli molli un Leap o uno Starfall, comunque deve posizionarsi uno Starstorm. Capisci? Ah, Cioè. finché mi ruba la disruption mi va bene. Cioè, se non mi ruba nella barca o il black hole, insomma. Con la Cominciano ad freccia. esserci. Secondo me è la più pericolosa la freccia che non un black hole. Tanto poi alla fine, a livello di proprio semplicità con cui puoi stillare una spell, il black hole credo sia il più semplice di tutti. Alla fin fine sta lì, fermo, l'omino, channela. Tu sei fuori area, gliela prendi con un R di 2,5 km e riesci comunque a rigirargliela subito dopo. Subito dopo. Specialmente quando poi riesci ad avere oggetti un po' più incisivi come Blink Dagger su questo Rubik, o anche una semplice Force Staff potrebbe fare tanta, tanta differenza. Bisognerà vedere adesso come cercano di gestirsi le game. Di certo i Next Gaming hanno il late game nel taschino. Hanno nel mid Juggernaut. Juggernaut semplicemente può andare. Juggernaut con Mecha, tra virgolette. Giusto per farti notare. Hanno Juggernaut che comunque a livello 11 tira una spell e shotta almeno un paio dei loro support. Cioè ti butta giù Shadow Demon tranquillamente e ti butta giù Enigma. Se sono furbi e in caso disengageano con la disruption, ci può stare, ma secondo me non faranno in tempo. Numero 1, numero 2 hanno il late game con Morphling. Appena chiuderà qualche item grosso, secondo te cosa potrebbe chiudere eventualmente? Dato che sta risparmiando Oh, 1500 penso, so, farà. manta. Immagino, ma. Poi intanto, se Fidele ci dovrà lasciare mentre discutiamo. D'altro era messo bene Morphling, ma c'è quella Yasha, non so bene. Beh, allora sì, sicuramente Manta, devo dire. Farà Manta, Probabilmente farà un Manta BKB, non per so. Pushing Upgrade. Potential, sì. Non so cosa voglio No. fare, sinceramente. Del resto cosa buildi? Ho Shotgun con l'Ethereal, però lo devi fare entro i Dire's 20-22 instructions are minuti. fortified. Oppure vai per Manta e preferisci split pushare. No, ma non è una Pushare questione di copy in tempo, giro. è sempre utile Shotgun, è che qua ho fatto una Yasha, boh. Va bene, magari è per provare più Radiant's fast, top ma soprattutto tower fatti, is under cioè, fatti attack. da Midas, nel senso. È tipo Link, se vuoi, tanto quando ti serve... KB non serve a nulla, intanto contro l'Enigma, quindi... Vero. E Tanto Link e c'è. Shotgun, farmi, non so, Mirana o... Con Linken ti puoi bloccare anche eventualmente l'initiation di Kunkka Posso e la Shadow Link, Demon. certo. Quindi. E puoi spararlo a un alleato. Quindi puoi mandare magari in prima linea Juggernaut. Gli permetti di fare la ulti e poi eventualmente entri tu in campo. Tanto gli stun a disposizione le hanno. Quindi Nyx Assassin, Rubik. Hanno anche un bel po' di AoE fornito da Invoker Link. Quindi comunque la combinazione col Meteor Blast funzionerà alla grande. Secondo me l'unica cosa che devono fare adesso gli Impulsive è pressare tanto 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 con quell'Enigma. E l'unico grosso vantaggio che hanno in questo momento è avere un Enigma e tanto AoE da metterci dentro. Ok, hanno la barca di Kunkka, hanno eventualmente altri, però. Oh, io vediamo. Ayn in difficoltà, verrà completamente chiuso. Riesce comunque a dare un ultimo colpo di Mecha, ma ahimè, la ulti di Ciri Juggernaut fa i suoi danni. Vediamo intanto che la Bolt arriva. Ma non c'è possibilità di posizionare nessuno. Non prende assolutamente nessuno. Però Ciri comunque muore. Vediamo che Derde viene spottato. Quindi Derde può essere tranquillamente Muoiono tutti, bloccato. penso. Ad Ast ce No, l'hanno, per niente. Link. Niente Black Hole. Niente Black Hole. Aspettano ancora per lanciarsi eventualmente sull'Invoker. Invoker che sta cercando di scappare il più possibile. Intanto la prima sentry è stata piazzata. Non viene individuato. Non hanno null'altro. Non hanno assolutamente nient'altro per individuarlo. È andato bene questo fight per loro. Cosa possiamo adesso? Intanto però si What? utilizza il Necronomicon, ha fatto una derpata. Sì, ha tirato Ok. una derpata. Sto tiltando loro. Volevo utilizzare il TP, probabilmente ha usato il Necron e non so. Gatto! Oh boy. Senza Dagger Enigma è completamente useless. Nel Non la senso. sta sfruttando comunque. Sì, ma è difficile che. Cioè, sia il Rubik sia il Carapace del Amico Nyx.
le spelle di invoca sono un po' difficili. È vero, io non ho contato anche il carapace dell'amico Nyx, perché eventualmente se tu fai un black hole, Nyx è abbastanza furbo e abbastanza veloce da attivare il carapace, tu non puoi utilizzarlo in alcun modo. Counterati at its fucking finest. Dovrà per forza di cose andare per una BKB. Infatti è quello che sta facendo. Ha Mithril Hammer e Ogre Club, quindi sta aspettando eventualmente quello per Sì, qualche penso. teamfight. Dove Cosa avrei vogliono speso 1000 fare? gold ora sui mana boots, ma la volta finisce BKB comunque. O intanto parte completamente da solo. Ambra. Arriva l'arrow su Ambra. Ambra viene individuato. Ambra è il prossimo che va giù. Ix Adesso lucide. può utilizzare il black hole. È libero. Potrebbe anche lanciarlo direttamente Dai, su ora. Juggernaut. Evita. No, non sta facendo nulla. Ora che ho spiegato Non il sta spin. facendo nulla. Vuole prendere 3-4 Niente, persone. beh, ormai è tardi. No, un po' adesso lanciarsi e prenderne 4 insieme se fa Sì, per attenzione. morire Beh, gloriosamente. eventualmente sì, però gli dessero una mano da dietro. Del resto, c'ha un colpo di Wand e la Boat ce l'ha a disposizione. Però, boh, hanno deciso di non ingaggiare. Non vogliono andare greedy, non D'altro vogliono dovrebbero utilizzare rischiare. meglio più tempo. Cioè, Tarsier si tende tutto il game e rimaneva mid con gli altri a difendere quando poteva magari spipusciare sotto, farmarsi il jungle avversario, Mirana magari spipusciare un'altra lane. Dire's top Dovrebbero tower essere più is under efficienti con il loro attack. tempo, non lo so. Peek intanto, shotgun. Dire's top tower Intanto has vediamo sulla fallen. zona del top. Cioffo che Freccia. Oh, tranquillamente. Cioffo. Oh, Fidele lì in mezzo. Fidele è pronto. Lo vedo carico questo ragazzo. Lo vedo carico. No, non è assolutamente carico. Ottima Intanto possiamo disruption, vedere intanto. se Disruption riesce a La salvare in wall, pieno qualcosa. Darkseer. Darkseer, 40 secondi al mecha. Non c'è possibilità di salvare Fidele. Vediamo Ambra. Ambra in piena fuga. Intanto attiva il carapace. Cerca di scappare. Viene preso e continuano a La cercano wall. di ammazzarlo in tutti i modi, ma del resto il team sta andando completamente giù dall'altra parte. Dietro per dietro, Mickey sta facendo piazza pulita. Arriva Sunstrike! Fantastico, Link riesce a prendere intanto gli avversari. Vediamo, è veramente un massacro. Oh, voi! Completamente libero, completamente vivo. Riescono a farsi dietro per dietro un intero team, devo dire. Non so se D'altro siano non stati. sfruttano la combo Enigma. Non No, per niente. sfruttano la combo Darkseer Enigma più con Si trova Karthus. Ma sempre in difficoltà l'Enigma. O non vuole blinkare o è peccato perché ha danneggiato. spiegato quei 1000 gold sui Radiant's bottom tower Malabuz. is under 1000 più attack. 340 più È già una 200 gold BKB. che ha perso morendo. Avrebbe avuto BKB, avrebbe fatto Black Hole su 4 vinto il fight. Vero. Malabuz 23 minuti, Radiant's finisci da bottom BKB, poi tower te li is fai under al attack. massimo. Eventualmente anche quando sei in un team. Cioè, qui è chi ha bisogno effettivamente di mana. Ciofo, e basta Ah, vabbè, sì, con il vabbè, ciao suo combo. perché non ha fatto. Non, cioè, poteva fare i drums benissimo. Con Anche la build super greedy, con la Lothar subito. I drums sicuramente non sono pessimi, cioè, tirano buone stats. che poi la Lothar ripaga molto se cominci a snowballare la partita. Sì, Cioè, sì, vai sì. lì, cominci a prendere la maggior parte delle kill, ma in questo caso non mi è sembrato che sia molto in snowball facility. Cioè, è in 3-3-3. Questo ti fa pensare, ti fa capire che magari dovrebbe fare un pochino più attenzione, dovrebbe in caso farmare più sulla lane, cercare di prendere Daedalus e magari dopo ingaggiare. Potrebbe essere un'idea. Intanto individuano Ciri. La ward Lì. viene piazzata, viene notata e segnalata alle autorità. Magari Sul porto. deguardato. Ah, mi sa che spesso non sia un bait, E attenzione. ci sono gli amici. Sanno anche questo. Intanto, oh boy, vediamo Chofo. Viene individuato, lanciato indietro con la telekinesis. La ulti di Ciri è pronta. Cercano di andare in Invis con la ulti di Mirana. Ci riescono Capito perché tranquillamente. non ha liftato Oh, la ward. intanto Enigma parte in quarta, parte in Cambogia. Veramente è pronto, però. Boh, Forte in Cambogia, capito bene? però, sì, in Cambogia. Diretto, cioè, proprio ha preso un volo per poter fare un black hole. Non l'ha Ambre fatto. morto. Ebbè, intanto Streamy continua a bucare Ambra e ci riescono tranquillamente con il DPS fornito anche da Shadow Demon. Vediamo il Demonic Purge ha fatto il suo buon lavoro. Link intanto Oh, parte becco, finalmente becco. qualcosa. Fateci vedere un black hole. E Oh, non questo ti dà mai. Enigma che non ci riesce, non ha le mani necessarie per arrivarci. Letteralmente, intanto possiamo vedere Link che continua a subire La shotgun è DPS. morto. Oh boy. Ai 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 ai. Intanto Muffling sta cercando di disengaggiare e scappare con la sua copia. Buona mossa da parte di Mickey. Derde dovrà ritirarsi. E per il resto, boh, ancora un black hole non si è visto. Non ha paura che se ne caglio rubi, ovviamente, ok. Però c'è anche la dagger ora, che ne so. Però boh, non.
Boh, Rimane a dovrebbe bus. secondo... Sì, ma ci provasse. Anche comunque se li blocchi un secondo o due, è un secondo o due in meno, eventualmente la spin del Juggernaut, come sono anche 2 secondi in cui puoi riposizionarti al meglio con il team. Del resto tu hai bisogno solo di un torrent, ok? Solo di un torrent. È il torrent che poi ti garantisce con quello slow eventualmente la Ghost Ship di Kunkka, però non ci stanno arrivando, non ci riescono. Vogliono sfruttarlo al meglio, ma non ci riescono. È un problema. Anche perché la distanza si fa sempre più Verrà pesante. mica una Abbiamo. via da mirare comunque. Anche. Al momento ha chiuso il DPS. Quindi Mjolnir. E poi non mi è sembrata così in pericolo come al suo solito. Ma Cioè. fra poco se il morphing inizia a shotgunnarla, quindi Questo anche è vero. Cioè, fino adesso non ha avuto problemi. Però, boh, ma c'è eventualmente anche con la la barca del shotgun. Kunk che comunque insomma. Potrebbe starci. Del resto poi anche è un rischio la shotgun. Se poi vieni. Cioè, se tu fai shotgun, non shot il tuo bersaglio ed eventualmente riescono a prendere uno stanzo di te o a settarti per una ship del Kunkka, la vedo molto male per il Morphling. Deve fare attenzione. Intanto viene checkato Mica, Roshan. neanche perché mi ha dato. Mamma mia. Vabbè, Vabbè, mi si cambia, non. figurati. Vabbè, su Essere così minimappa. Può solti, Merlo, essere succedere. così solti. Io sono salty. Andiamo che stai cercando da 26 minuti di non dire agghiacciante o No, qualcosa non mi del genere. permetterei No, mai, no. non mi permetterei mai. Beh. Kappa. Altrimenti Altrimenti direbbe ti Bulldog, credo sulla kappa, parola. kappa. Comunque partono intanto con la ulti di Mirana. Miki viene settato. Questa? Arriva l'arrow. Porca. Oh, il DPS è arrivato. Miki non ce la fa. Non ce la fa a fare abbastanza strength. E vediamo intanto Ciri che verrà letteralmente Morphing è bucato. dove cade. Quanto fa questo Mjolnir? Intanto il mecha parte. Non riescono a salvarsi del tutto. Vediamo, infatti Kultas non va Ah, entra neanche fuori giù. spell. Intanto Link che continua la sua offensiva su Kultas. Kultas che non ha veramente né mana né vita. Non può scappare da nessunissima parte. Però non Vabbè, andrà completamente capisco giù. Nair Sirion e Wall. No, non ha tirato A niente. meno drop e spell a caso, Non basta. aveva mana. No, ha tirato un po' di spell così, però Ne non aveva economica abbastanza addosso per mana. quello, ma sì. Ah, te lo dico io. Cioè, già vedendo da come è morto dalla sua mana pool attuale, non aveva abbastanza mana per Sì, eventualmente ha quello avuto che avrebbe un'economica potuto addosso. fare. Cioè, boh. È Un po' bello così. questo game. Comunque, questo Ciri Juggernaut Support, come me lo Dire's vedi? New bottom meta tower. Ma a me non è servito a Dire's nulla sto bottom tower gameplay. has fallen. Poi, potevano spenderla in qualcosa di Sì, un po' più magari, non so, magari un supportish. Jackiro o cosa del genere. Jakiro sta prendendo un sacco piede ultimamente. Specie ho visto in combinazione con Faceless Void, my fucking god, qualcosa Ma con di... Silencer? Non è stato Anche! male qua. Ma tutto base. Bomb base, non sarebbe stato male. Poi per quanto se la stiano rigirando, boh, eventualmente, cioè, non sarebbe neanche servito un anti-counter OE. Non stanno usando mai le loro combo. Non stanno mai utilizzando la loro combo in combinazione. Cioè, tutto in una volta non l'ho mai visti sparare. E ancora sto aspettando per un eventuale Black Hole dell'Enigma. Manca proprio quell'intervento. Manca Black Hawk, manca la VKB, dai che arriva adesso, tardi. Eccola là. Un po' tardi. Magari possono ancora riprendersi. Il distacco non No, è beh, ma sono completo. even come game. Morphe si è beccato, sì, c'è 2000 gol, c'è zero farm, Morphe, c'è 60 creep e basta. È stato in 5 kill su 19. Penso giustifichi, la pressione non ne ha avuta, quindi non giustifica il suo farm, la sua partecipazione. Stage qua sotto. Hanno una gemma, cosa? Dust, Miki, sentry, please. niente, Sentry. niente, niente. Addio fedele per l'ennesima volta. Anche se hanno cercato di salvarlo, ora deve tirarlo. Ora deve tirarlo. Niente, non sta facendo nulla. Fedele in completa confusione. Ha anche sprecato una Non può fare nulla. BKB. Ambra intanto viene. Stamparte. Arriva su strike. Chiuso Chofo. Chiuso Chofo da questo Link da paura. Che comunque anche ieri ha fatto faville. Riesce a mandare un bel po' di Sunstrike. Certo, stavolta è un po' unfair perché comunque era settato dallo stun dell'Inx Assassin, Meno però. male che non ha preso due persone, sennò ancora peggio di così, cioè. Yep. Ora andranno per un Roshan. Questo game lo vedo pendere un po' Roshan has verso la fallen into collina the dei Next Gaming. Che ne pensi? Il versante è Servirebbe una quello. gemma, servirebbe una gemma. Servirebbe una E chi può dagger su portarlo Darkseer. eventualmente? Darkseer, dici? Darkseer Mirana? Gemma? No, no, lui Tiranan? doveva avere la dagger Darkseer. Di Mirana magari una gemma, non so. Vediamo le Nyx, non possono avere Nyx dietro Dire's il middle Palant tower is 2 e under muoiono. attack.
Ho ben capito. Beh, per il resto adesso devo fare attenzione. No, Enigma più Darkseer, Kunkka potrebbero fare veramente il The Dream. Potrebbero fare il The Dream. Vada, solo non prepararsi. Non può fare. No, pretty sure solo Enigma. No, niente, infatti. It's not happening. Io ci spero, dai. Mi emoziono, vado in... No, tutto in escandescenza, però niente Black Hole. E infatto il problema è che adesso ho anche utilizzato una carica di quella BKB. 9 secondi, spero che non ne sprechi un'altra per qualche ingaggio che non possono vincere. O perlomeno si punti quel Black Hole sui piedi, maledizione. Potrebbe fare anche solo questo, prima avrebbe preso eventualmente Onyx Assassin o il Morphling. Boh, bisogna vedere come cercheranno di gestirsela. Per il resto il game è even, ma Umbra sta avendo molto 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 più spazio del solito. E Counter ha fisso fidele, cioè si presenta sempre alla sua porta, va lì. Boss Enigma è stato abbastanza inutile questo game. Intanto ha farmato anche male in Jungle. Cioè, se non farmi, ruota, mid è tipo da free kill, cioè basta della X, torrent. Un paio di stun di PS. Enigma sì. Invoker. Sì, sì, invoca. Non sa approfittare mai delle lane. Insomma, sei un mid, insomma. Con la X è il setup perfetto. Insomma, abuserei un po'. Soprattutto perché la Milana può stare 1v1 sopra con Nyx. Ok, il Nyx fa 6, amen. Tenere sentry. Lo argini il problema. Anche se è canceroso. Però nel senso. Era un po' meglio di capire. Fare 1v1 è inutile star lì sopra col. Di manto ti di disruption, lui ti dà la freccia, l'altro ti dà il carapace e cerchi di prendere il sovravento. Sì, comunque utilizzare un po' meglio il tempo, insomma, dar mid, fare qualche rotation un po' migliore. Beh, al momento tanto è inutile piangere sul latte versato. No, beh, ovvio, stavo analizzando quello. Sì, che sì, sì, no, perché fare del resto è quello che più o meno ho visto anche ieri, d'accordo? Nei primi minuti di partita, veramente, sembra che abbiano il vantaggio, poi se lo perdono tutto, o peggio ancora, si fanno snowballare così hard che non riescono poi a recuperare. Anche se eventualmente poi prendono dei buoni off pick, o se fanno un paio di teamfight che riescono a vincere sotto le loro tower. Oggi rispetto a ieri vedo qualcosa di spento, nel senso gli manca completamente... Stanno girando molto a caso. Gli manca completamente una priority, d'accordo? Vedono l'X, boom, vanno tutti su l'X. Vedono il Morphling, boom, vanno tutti su di lui. Non riescono ad avere un ordine selettivo su chi focussare prima di tutti. E magari non ne hanno neanche bisogno, dato che hanno così tanto OE potential. Però non parte, la combo non sta partendo, né ora né mai. Un mech estremamente in ritardo che non è stato bisogno eventualmente su un Enigma. Tante cose che stanno veramente smontando un po' questo team. Team che del resto poi, diciamo, a distanza di un mese fa riusciva a prendersi anche qualche game contro Next Gaming. Qualcosina la vinceva anche. Per esempio gli ultimissimi tornei seasonal di ESL. Oh boy, completamente investito Chofu sul mid, mamma mia. Anche Chofu non ha farm, ho guardato anche 30 minuti. Dovrebbe essere un duo core, Kunkka, Mirana. Mirana cosa c'ha, insomma? Cosa... Mirana il DPS lo fa, Kunkka non ha nulla, quindi... Avere Burizza da un bel po'. Però. Il problema è che non hanno fatto snowballare mid, insomma. Sarà anche che era stato, voglio dire, ma anche, sai cosa? Tipo, ha perso molto tempo a fare avanti e indietro sulle rune. Questo non gli ha permesso di avere exp o di farmarsi eventualmente al meglio la sua lane. Ma sai, anche se hai 30 creep per 10 minuti, 200 a 25 li hai comunque, cioè, farmi, cioè, se riesci a farmare di efficienza. Vabbè, ma nel senso l'aveva. Ma quando è morto qua mid, che è morto da 8 attacchi dei Force Spirit. Oh boy. Vabbè, qua ormai è... Sì. Certo. Alle snowballerie. Freccia. Tarro un po'. Vabbè, sta freddo, game è finito intanto. Sì. Lasciate ogni speranza voi che castate, perché veramente è il declino. Oh, questo game è finito quando non ha fatto il Canenigma. Intanto viene tirato indietro Umbra, però non l'hanno spottato, non ha lanciato Dust in altro. Ahimè. Di nuovo, lanciano un arrow così. E niente, gioco ad assedio. Arroccano, fanno... No, non stanno neanche sfruttando. Cioè, l'unico spazio che sto vedendo è forse Link un po' che va
trastullarsi in jungle, a prendere un po' di exp. Oh boy, dai, davvero, Shadow Demon che potrebbe salvarlo. Niente da fare. Finalmente partito il Black Hole. E arriva intanto anche la nave di Kunkka, però. Derde, sempre lì, presente, riesce a stillare. Comincia a chiudere il game. E il game sta andando in un leggero e non precipitoso declino. È l'unico Black Hole che ha fatto, gli è stato punito tanto, devo dire. Ok, intanto Chopfa va beccato. È lì presente. Arriva con un torrent su Rubick che non va a buon fine, perché ahimè a Blink Dagger. Tanto Mickey snowballa. Mamma mia. Un damage ridicolo. Ora si rigira sulla Mirana. Ora si rigira stack, sulla Mirana. 5 stack, muore ora. Se magari ti dà la poison. Oh boy. Oh boy. Magari Morfast è anche morto. Perché non si era accorto. Oh boy, anche lì viene preso. Due restrick, neanche uno. Chiuso completamente, però ci hanno perso in questa teamfight, ci hanno perso tanto. E se non sbaglio, sì, Rubick ha ancora a disposizione Black Hole e ha una Blink Dagger. 143 secondi, potrebbero reingaggiare sul mid, eventualmente chiudere la partita. O potrebbero farlo ancora prima. Tu cosa ne pensi? Sinceramente... Ma non saprei, sinceramente, sto game... Ogni possibile analisi o commento penso ogni mia nel senso bene, ok, cercare di ravvivare un po', ma... tutto ciò in cui credevo in Dota voglio dire, ho capito, concluso, sì, ok, bisogna tenere la folla però. Massa di leoni, peccato perché i pick erano buoni. Beh, del resto è stato anche bello event fino al mid game, però sono quei tanti errori che bloccano la partita. Proprio parlando di errori, e cambiando completamente discorso, dato che giustamente abbiamo il game letteralmente chiuso, hai dato un'occhiata proprio off topic al documentario Rhodes dei Titan? Ho visto che c'era, ho visto dei minuti, ma sono i documentari, essendo un fan dei documentari fatti bene, non riesco a guardarli quelli. Quelli, diciamo, con tante facce e cose del genere. No, tipo quelli, tipo come era il... Free to play. Free to play, che era tipo, sembrava un servizio di pomeriggio 5, guardarli, cosa. Beh, comunque ti citerò, io me lo sono visto non 7 volte questa volta, però non me lo sono visto 7 volte, solo una, però ti cito volentieri qualcosa. Alla fine, a livelli alti, e giustamente qui non siamo in ambito di Dota 2, dato che la skill personale, come dicevano, la skill personale più o meno è simile a tutti quanti, d'accordo? Più sotto di così o più sopra non puoi andare. Alla fine dipende da quanti errori puoi fare e quanta coordinazione hai con il tuo team. E secondo loro, i team asiatici sono migliori rispetto agli altri perché fanno letteralmente pochi errori. Sì, c'è una ricerca della perfezione. Qui è skill personale. E dopo, più avanti, è tutto team play e... trade efficiente, vabbè. Qui è solo skill, qua vinci solo gli skill personali in questi game. Tanto ciofo. Tanto sì, Ambra pure. Bene, parlando di skill personale, diciamo, ci sono un po' delle azioni confuse. Intanto vediamo Ayn che sta andando completamente down, riesce comunque a tirare fuori il Neka. Ambra completamente chiusa, arriva intanto il Black Hole di Derde che blocca le persone. Counter Black Hole, arriva anche l'esplosione. Oh boy, The Dream. The Troy is real, boys. Oh boy, Mickey anche torna indietro, perché non ha possibilità di salvarsi, troppa agility morfata. Oh boy. Derde non ha preso i bersagli sensibili, Derde doveva puntare a Fidele, e Fidele ne ha approfittato. Brividi. Brividi in diretta, riusciamo ancora ad averne alcuni, dai, ci sta. Adesso possono prendere una T2, non credo, magari un quarto della T3, ma più di così. No, la T3 la possono prendere. Credi possano chiudere una T3, nessuna Bebek. Oh boy. Eventualmente, io credo, Mickey potrà andare là di Impale, bloccarlo un po'. Il troll del millennio? Non credo, no. Dai, andate su, dai, amici. Intanto continuano a pushare. 7 secondi prima di Rubick. Gli unici più incisivi arriveranno fra 30 secondi. La ulti di Juggernaut è up, quindi è quella che potrebbe fare un po' di clearing. Ci stiamo credendo tutti quanti. Viene pingata la mini Rax. Ci stanno credendo tutti quanti. E intanto arriva lo stand di Ambra. E continuano. 17 secondi prima dello spawn, dei pezzi grossi.
Oh, riescono a prendere la grandiosa. Intanto Ciri si lancia. Oh, rimbalza all'indietro sui Crib. Gran brutta sfiga, però. Buone, what the f- pare, even. Even Steven. Oh, vanno già a risolto, even Steven. Even Steven. Oh mio Dio, ci sono quasi. Even Steven, si dice? Even Steven. Non lo conoscevi, detto Even Steven? Assolutamente no. Hai visto? No? Ho imparato qualcosa anche oggi. Vedi? Anche even oggi Steven. C'è qualcosa di nuovo. No, cosa imparo io? Cattiva pronuncia dei nomi inglesi di item, skills, build e quant'altro, perché seguo Toby One ha, un ha l'accento più australiano e sgarrato che tu possa mai sentire un eventuale stream. Però come fai a non amarlo? Oh, è un boy. Po' intanto Mirana. Guarda. Furiza. Item difensivo ce l'ha BKB, anche 8 secondi di durata non è male, gli permette comunque di essere di rimanere in ballo durante la team fight. DPS ce l'ha, eventualmente cosa ma può chiudere con un Dimo Eri? Secondo me chiude Deda perché Crista è Crystal Demon Edge, chiude Deda, cercherà il critico. È un po' scelto globale ora. Una gemma però magari su un... Gemma l'avevano Enigma e compagnia. È una BKB sul Kunk, farà male. Sì. Beh, del resto infatti è arrivato Mithril Armor e il Daedalus ce l'ha pronto. Il suo DPS lo fa. Ci potrebbero stare, intanto viene cercato Roshan. Oh, preso Shirin in pieno. Vabbè, giusto per Ras, ma più che sca... Oh, cosa sta facendo Kultas? Oh mio Dio, Kultas! The Troy is real, Kultas! Oh boy, l'hanno spottato. Viene... forza fatta indietro. Forza. Arriva di tutto per salvare quel Kultas. Arriva di tutto. Adesso sanno che più o meno c'è dell'azione a Roshan. Viene ricercato di nuovo. Fanno molta, molta attenzione. Slow game. Un errore significherebbe eventualmente trovare l'intera partita, perché possono puntare direttamente al trono. Nessuno ha buyback. Chi ha buyback a disposizione? Nessuno. Morphin? No. Enigma no. È fidele con Shadow Demon. Quindi... Neanche Invoker non ce l'ha. Quelli di Radiant. Gli altri non li... Sì, quelli grossi alla fine. Invoker e... Shadow Demon ce l'ha. Kappa. Morphling. Shadow Demon. Rinomato per la rimane sua incisiva. Rimane intanto dal Seer, 42 minuti. Molto, molto incisivo. Kappa B no. Ma rimane a boot dai 42 minuti incisivi. E giù. Into, adesso rivedremo un altro throw appena la smettono di far. Del resto, perché è così importante questo game di finale? Relativamente parlando, perché ti permette di avere 10 punti. Ok, quindi, dato che a settembre ci saranno i veri e propri tornei, infatti noi ce ne andiamo tutti in vacanza finché non si torna a settembre con le EPS. E i veri tornei della Serie B. Che sarebbe Serie A e Serie B, perché la Serie A prendono i primi tre slot no, si aggiudicano minuti? La finale in LAN. No, forse non devo fare questi discorsi. No, vabbè, sì, tranquillo. Cioè, è sono che sono game inutili, nel senso, finiti game, anche queste cap non servono a nulla. Cioè, farne cioè una, magari, due. Ok, l'importante è avere abbastanza punteggio per vabbè, mettersi in Serie cap, A, fine. Una cap basta. Cioè. Sì, per il resto a te serve andare in Serie A in generale come player. Poi per il resto è anche vero che se vai in Serie B, che è quella accessibile a tutti, a settembre, comunque sei un team con delle mani o che ha abbastanza meccanismo, come possiamo dire, puoi direttamente stoppare aia. Tutti quanti e prenderti aia. L'ultimo stomp. E prenderti l'ultimo no, slot tense, per la LAN. Boys, tense. Oh boy. Ambra è pronto. Ambra lo vedo carico. It's fucking on. Ambra lo vedo stracarico. Sta preparando. Ho riuscito a finire. Oh boy. Kiri viene preso intanto. In parte. Il gol. Arriva. Questo enigma che intanto doveva ancora usare. Oh boy. Quel black hole. Che struttura. Mamma mia. Spaventosamente agghiacciante. Però hanno ottenuto quello che volevano. Arriva il DPS. Miki non sta reggendo. Intanto continua fidele. Va con lo stun. Oh boy. Non c'è assolutamente possibilità di juke. Gli alberi vanno giù. Parte il critico. Non 676. Come è possibile? Oh boy. Non ci credo. Della manco ci dato. Non ci credo. Ha tirato il black hole senza la BKB. Ha tirato il black hole senza BKB. Ha preso al massimo una persona. Se no, sì neanche, no. Neanche sì. Perché diciamo è morta subito dopo. Quindi è stato là a vuoto a tirarlo. Avesse blinkato prima, sarebbe stato più easy. Ma del resto il risultato è lo stesso. Next Gaming sono tutti down. Radiant e nessuno di loro ha buyback. Hanno solo Invoker. Hanno Invoker e... Ok, lui magari con Meteor Blast. Può cercare di bloccarti di più, però boh,
legge così tanto. Defining Blast più Meteor. Infatti parte. Sì, sì, parte con quei due. Aspettiamocelo per... Oh, ok, parte con eventualmente Tornado, niente EMP. Urla con Caplox. Aspetta, vuole la bici. Arriva un arrow di contorno, possiamo dire. Le contornerie. Contornation. Intanto viene preso un torrent. Lo slow is real. Fidele parte. Ambra torna all'indietro e comincia a veramente maneggiare questa ulti. Già che non fa ben troppo danni. Tanto una disruption a casa. In troppi danni. Distraction che non lo salverà. Comunque Cioppo riesce a scappare all'indietro. 97 secondi di respawn per la Mirana. Buyback comunque a disposizione, da come ci può dire eventualmente la bandiera. Ciofo, Ciofo che sta scappando sempre di più. Ciofo, no, fa il giro sbagliato, però la Shadow Blade è pronta fra 0 secondi. Il cooldown c'è, può andare. Eventualmente stanno cercando di scappare tutti quanti. Fidele, torna dietro, ha la disposizione. Niente, perché... No, non può fare nulla. No, non ce la fa. No, non lo farà. No, patrisce. Ma è di morire. No, secondo me, tipo... Vai di morire. BTP, tanto le nomi se non c'era. Provaci. Ma rischioso col necro alle costole? Necronomico. Tanto sei morto. Per beccare. Vabbè, ok, che magari dopo torni c'è la BKB, però tanto non ce l'aveva Bebek, quindi insomma. Vale, cioè, provi, dici provarci fino alla fine almeno. No, tanto non ha Bebek, è inutile. Lì a... Comunque, stanno riprendendo, non ti saprei dire adesso se... Hanno provato di sotto, cioè, sono girati, boh. Culto Seraph, che non so se succede. Era tipo la Mirana, ha tirato la BKB, non poteva essere risultata e... Oh boy, questo Roshan andrà giù, sicuramente l'Aegis potrà essere, sì, verrà data a Mickey. Già tolto la sua TP davanti. Altra Morphing non ha niente, cioè, qualcosa ha. Sì, qualcosa ha, però ha ridotto così tanto in agility che viene shottato tranquillamente. Se gli arriva una ghost ship sui denti non sopravvive, numero uno. Numero due, i critici di Mirana sono veramente qualcosa. Numero tre, Kunkka. Kunkka che comunque sta prendendo veramente delle grosse botte in X Assassin. Non riesce a fare un right click che viene subito stannato dal Carapace. Però comunque quel Daedalus quando entra. BKB su Morphling non è male, è andato per un Dominator. Beh, ora come ora hanno tipo extra roba varia. La cosa devi fare, se ti extra muori, quindi so. Non ho nessuno. Eventualmente sì, hanno ex, secondo me partiranno con ex su Mickey da parte dell'Enigma, poi ulti, devi pushare poi... sopra Mirana, non so. Sì, devi pushare qua adesso. Spazio, ma hanno ancora la Rax mid, però la lascerà. Quella... Chi la sacrifica? Non possono andare così. Aspettano. Voglio vedere questo Enigma. Enigma si sta per posizionare, lo sento. È pronto. No, non va. Non è pronto. A partire lì è Ayn, quando stanno tornando indietro. Ma secondo me ha paura di nuovo di Rubik. Non vuole la ruba per forza. Cos'è? Sì. Anche questo è vero, però... Tanto te ruba per forza. Ma effettivamente è vero, a BKB. Standoci a pensare, a BKB non ti può targettare? Non ti può targettare? Nel senso, cioè, quando hai BKB è difficile che altri istanti vengano a prendere. Ok, c'è comunque Rubik di passaggio, però... I rischi sono veramente inferiori. Devi prendere Rubik, però... A questo punto, o ti procura Mirana con BKB, va, blinca dentro, allora clicca, kill. Oppure eventualmente cerchi di avere vision con le ward e punti anche direttamente off. A Derd. Le modi, però nel senso. Devono cercare comunque di recuperare. 33-30 al momento. La situazione è veramente even Steven. Zero di differenza in gol. Vuoi vedere la Mirana spipciare, però non so, torna in base ogni volta. Differenza questa in gol. Però magari zero, a fargli la cosa. Even più 4000. Bah, vedremo. Intanto, la cosa migliore adesso sarebbe tentare questa grossa teamfight come dovevano fare da anni e chiudere Mickey come prima cosa. Bebek ce l'ha sicuramente l'invoker. No, c'ha un minuto e mezzo. Sì, non ce l'ha, il Morphling non ha Bebek, però la Aegis. No, Morphling... Ha 200 gold di Reliable, non ce l'ha. Oh boy. Può casomai respawnare, ma non so se conta, cioè... Comunque tu vieni ucciso eventualmente all'inizio di Black. Oh boy, full fucking ballsy. Ballsy as fuck, vero uomo sul Link.
Nessuna paura, punto PNG. Oh, intanto la freccia non riesce a prendere. Fidel si lancia direttamente su abbastanza. E nessuno vuole buttarsi. Nessuno vuole buttarsi. Aspettano la mossa dell'avversario. E posso capire per i Next Gaming perché hanno un Rubik a disposizione, ma per gli impulsi, bah. Stanno trollando durissimo i dati. Lucai che dice che Kultas sta giocando un po' così perché sta impegnando a montare su video le top plays. Kudos per Aukainz. Se nel 2015 ancora siamo ad ascoltare Aukainz, Nunisobi e quant'altro. Vabbè, è divertente. Shout out. Vorrei vedere la mica Fabi su Darcy, però. Ti renderebbe felice questo? Sì, perché almeno Darcy non morirebbe. Ok. Dato quella Mirana che sta sempre lì. Non... Oh, Mirana, sì, dici. Poteva essere qui adesso. Poteva essere qui. E boh, speed pushare ti parsi quando inca, no? Tenete che stai qua, cioè, cosa... O inchi o non stai lì a perdere tempo, cioè, fai altro. Cerchi di comunque di riguadagnare col network. Porta di via, non so, magari uno si tippa per tinkare e killarli, cioè, perché uno si fa tipo Dream S4 coil. Ma non hanno abbastanza sicurezza nell'andare direttamente in buca per dire, ok... Tanto non può morire la Mirana. Cioè, non sono abbastanza sicuri per allontanarsi, detto sinceramente. Perché se si allontana magari la Mirana, poi non hanno la possibilità beh, ma loro di killare. Comunque. La Mirana fa questo, va qua a pressa. Comunque, piccolo... 51 minuti, ok? Ecco, li ha appena venduti. E stavo giusto per chiedere, convengono? O è meglio venderli per eventualmente riciclare su un item? Quando conviene vendere i drums? Quando hanno zero cariche? Quando hanno zero cariche, puoi fare un item che ti dà di boh. Ora non so perché stia facendo lifesteal a Mirana, però boh. Secondo me dovrebbe puntare per un buyback. Beh, ce l'ha buyback. No, non ce l'ha buyback. Cioè, del tipo... Ma non capisco cosa gli dà quella stile. Survivability? Ma non credo. Sì, ma tanto non... Cioè, più burst da parte di Miki che non altro. Miki intanto... Attenzione, forse. Ah, un bait. È un bait. Intanto Miki morirà. Via, boa, hanno già usato la maggior parte del loro DPS. Ha già utilizzato la maggior parte del loro damage in questa teamfight. Intanto viene veramente tirato indietro questo Cirri. Possiamo vedere che Ciofo intanto con la BKB cerca di acchiappare Derde. Derde lancia indietro la bomba. Derde che sta veramente soffrendo invece la zona del mid. No, Fidele riesce a tirare un black hole. Cirri ancora lì in mezzo, vuole fare del DPS. Vediamo Streamy, Miki che sta bucando letteralmente Streamy. Oh boy, Streamy va giù. Kultas, maialino, non riesce a fare nulla. Miki dall'altra parte, è tornato Ciofo. Ciofo, veramente incazzato. Incazzatissimo questo Ciofo. Ha contro due persone, non ce la farà mai. E infatti comincia ad andare giù. La Mirana ha utilizzato eventualmente il suo buyback. Ha killato qualcuno, si vede nel fight. Invoker intanto ha buybackato Mirana anche. Punka pure. Oh boy, pericolo. Forte pericolo. Secondo me dovrebbero dare il Mjolnir a Kunkka, lanciarlo in mezzo con una Shadow Blade. Che prima, si è visto, è stata un po' confusa come azione. Per il resto, manca la T3 in bottom e sicuramente stanno per puntare a quella. Intanto Ambra, paziente, notando la situazione. La ranged Rax andrà giù, completamente. Ancora aspettando, lui è paziente, lui è come un pescatore. Intanto vediamo Miki che cerca di shottare gli avversari. Vogliono concentrarsi in questa teamfight. Chof viene preso in pieno, non ha assolutamente scampo questa BKB che parte, ma non serve a nulla contro il physical damage di Cirri. E intanto chiudono quest'altra Rax. Oh boy, manca nulla. Manca veramente nulla. Possono andare direttamente a chiudere la partita. Nessuno di quelli importanti ha buyback. Infatti Chof è completamente out dalla teamfight. Streamy si lancia, BKB vuole veramente retticlicare quei avversari. Fidele che cerca di stannare Link, non ci riesce, di DPS troppo alto. Stream intanto rimane bloccato nel ciclone, nello spin di Cirri. Cirri intanto che continua, retclicca, tranquillo, chiamano il GG e la partita è ufficialmente finita. Wow, what a game. 60 minuti di puro throw ed emozioni. Radiant victory. Sì, beh... direi che l'enigma su questo è abbastanza poco incisivo. In realtà nell'ultimo fight non ho visto cosa è successo, che cosa ha tirato di un secondo. Più o meno 1.5 e non è riuscito.